Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Bussi. Nonostante le discariche siano state scoperte nel 2007 e i soldi siano già stanziati da oltre un anno, nulla è stato ancora fatto per bonificare l'area interessata dall'inquinamento a Bussi sul Tirino. Il telo che dovrebbe proteggere le falde acquifere è squarciato, ma la Edison dovrebbe assumersi l'onere della messa in sicurezza. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il telo che ricopre i rifiuti tossici di Bussi è squarciato. Si tratta del capping, un geotessile che ricopre la discarica più grande d'Europa affinché le acque piovane non attraversino i rifiuti, andando a contaminare le falde acquifere, il fiume Tirino e quindi il Pescara e il nostro mare. La Edison S.P.A. però, ritenuta responsabile del disastro ambientale, pare che si accollerà agli interventi di messa in sicurezza. Per Antonio Blasioli, membro della commissione d'inchiesta su Bussi, capeggiata da Giovanni Lennini, questa è una vittoria. Ieri Edison, pur dicendo di non fare acquiescenza naturalmente a queste richieste, pur non riconoscendosi soggetto inquinatore, al di là di quello che dice l'ordinanza della provincia di Pescara, che pure è stata impugnata, naturalmente cose che noi contravveniamo assolutamente, ha deciso comunque di intervenire. Ha chiesto praticamente al Ministero tutte le specifiche tecniche, non solo per rimettere a posto questo capping e quindi ripristinare le misure di sicurezza e di emergenza, che significa evitare l'inquinamento che ancora continua, ma soprattutto di rivedere anche l'impianto di pompaggio. Intanto per la bonifica dell'area sono stanziati da oltre un anno 48 milioni da parte del governo e 1,5 milioni dalla regione, ma nulla è stato ancora fatto. Giovedì prossimo il ministero dovrebbe comunicare i tempi della bonifica. Questo è un progetto lunghissimo, complesso, ciclopico. Sicuramente non basterà la nostra attività, sicuramente occorreranno ancora degli anni, però se non si lavora questi risultati non si ottengono. Bussi ormai tristemente associato al disastro ambientale. L'ex Monte Edison produce qui mercurio, piombo e clorometani fin dal 1962 e nell'area metropolitana di Pescara vi è un'incidenza di tumori riconducibili all'inquinamento maggiore che nel resto della regione, ma nessuno sembra voler rinunciare all'impianto chimico. La commissione d'inchiesta si dovrà occupare della qualità ambientale, del diritto alla salute, del diritto alla reindustrializzazione di Bussi, perché questa era una delle, diciamo, delle zone principali industriali di tutta Italia, soprattutto per quello che riguarda il polo chimico. Adesso andiamo a Madrid, dove la regione Abruzzo sta partecipando alla COP25. Vediamo. La regione Abruzzo sarà protagonista alla conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in fase di svolgimento a Madrid. In occasione dell'evento mondiale, oggi nel padiglione italiano del Ministero dell'Ambiente è stato divulgato. In occasione dell'evento mondiale, oggi nel padiglione italiano del Ministero dell'Ambiente è stata divulgata la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile elaborata dalla Regione. Si tratta di un progetto di cooperazione il cui scopo è migliorare le capacità di innovazione delle città nell'area mediterranea attraverso la creazione di ecosistemi innovativi che coinvolgano cittadini, imprese, università e enti pubblici. Perché il ruolo degli enti locali, delle regioni in particolare, è essenziale per far sì che i grandi obiettivi che vengono definiti nelle conferenze internazionali poi discendano sul territorio per generare impatti reali sulla comunità, per la lotta al cambiamento climatico, per il rafforzamento della resistenza dei territori rispetto alle sfide poste dai cambiamenti climatici. La strategia vincente è quella appunto di un approccio che non sia solo, come si dice, top down, ma un approccio bottom up, cioè la mobilitazione delle energie migliori delle comunità per far sì che gli obiettivi che vengono stabiliti a livello di negoziati internazionali in effetti poi abbiano un impatto concreto nella vita dei cittadini. Torniamo in Abruzzo, andiamo a Francavilla, dove soffiano venti di crisi nella maggioranza al comune, ma il sindaco Antonio Luciani rassicura sulla tenuta dell'esecutivo parlando di beghe preelettorali. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco, allora in maggioranza ci sono delle frizioni ormai ricorrenti già da diverse settimane, qual è la situazione?
si avvicina la data del termine del mio mandato e quindi questo scatena la gara alla successione, a chi verrà dopo Luciani, dopo il periodo 2011-2021 che dovrebbe essere quello naturale. Quindi diciamo che è una cosa abbastanza fisiologica. La cosa che mi rammarica è che ho chiesto ad alcuni consiglieri di venire a dare una mano in giunta, quindi ho offerto un ruolo di primo piano, perché in quest'ultimo anno dovremo fare tante cose, le dovremo fare bene come le abbiamo sempre fatte, e invece ci sono delle resistenze proprio perché si continuano a fare dei giochini, si continua a pensare insomma più al futuro che al presente. Io sono concentrato sul presente, sono concentrato a migliorare la città, a realizzare quella mia visione di città che ho manifestato ai cittadini durante la campagna elettorale, e lo farò fino all'ultimo giorno, fino a quando potrò. Con Campli come sono i rapporti? I rapporti sono, diciamo, normali, abbiamo avuto una diversità di vedute, questo ha comportato il suo allontanamento dalla giunta, o avevo anche diciamo, fatto un'apertura per un suo possibile rientro, perché non c'è nulla di personale, lui è un bravo professionista, è stato un bravo assessore, le divisioni sono dal punto di vista strettamente politico, avrei voluto vedere dei segnali da parte del suo gruppo che andassero verso una maggiore distensione. Invece a mio avviso questi segnali non ci sono stati, quindi per ora penso che la situazione non si possa ricomporre. Voltiamo pagina, adesso andiamo alla cronaca. A Lanciano il commissariato di polizia ha eseguito 10 ordinanze di misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno disarticolato un sodalizio criminale dedito alla produzione e allo spaccio di crack, oltre a cocaina, marijuana e hashish. Vediamo il servizio. Per la prima volta si spaccia crack nella città di Lanciano. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia diretti dal vicequestore Lucia D'Agostino. L'operazione di polizia è stata denominata numero uno perché il gruppo criminale riteneva di detenere il primato dello spaccio di droga in città e se ne vantava anche sui social. 10 le ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Lanciano Canosa su richiesta del sostituto procuratore Carusi. Per uno di loro, minorenne, il deferimento alla procura dei minori dell'Aquila. Il sodalizio è stato spiegato in conferenza stampa dal dirigente del commissariato e dal questore di Chieti Ruggero Borzacchiello. Operava come un clan camorristico in aree decentrate di Lanciano per non sovrapporsi alle attività storiche dello spaccio di droga in centro, appannaggio di altri. Facevano tutto in casa, a Santa Maria in Baro, cuocevano la cocaina purissima al 96%, poi tagliata con altre sostanze per farla diventare crack. Una dose da 0,2 grammi veniva venduta a 20 euro. L'operazione conclude le indagini avviate un anno fa, quando furono eseguiti i primi arresti. A capo del gruppo c'era Federico Irollo, che aveva stabilito il coordinamento, direzione e smistamento dell'attività di spaccio all'interno della sua dimora, mentre era agli arresti domiciliari. In collaborazione con il genero, Ciro Iengo organizzava il traffico degli stupefacenti. Attraverso i collegamenti diretti con la Campania, regione di origine di entrambi, il gruppo si approvvigionava di cocaina per poi trasformarla in crack e organizzava lo spaccio sul territorio frentano. Irollo e Iengo, già condannati in primo grado a 6 anni di reclusione per la precedente operazione di polizia di un anno fa, sono in carcere a Lanciano. Dopo l'arresto di Irollo e Iengo, l'attività illecita è stata trasferita all'interno di alcune dimore dei sodali, dove proseguiva la trasformazione della cocaina in crack, oltre al confezionamento, spaccio e consumo dello stupefacente. I poliziotti hanno documentato durante le indagini oltre 200 cessioni di sostanze stupefacenti, sequestrati complessivamente oltre 100 grammi di cocaina purissima, 130 di hashish e 8 piante di canapa indiana del peso di circa 200 grammi, pronta per essere immessa sul mercato illecito. Lutto a Teramo, è venuto improvvisamente a mancare Don Enzo Chiarini, missionario della città di Teramo, conosciuto e apprezzato per la sua opera svolta in Burundi. Il sacerdote è morto proprio in Africa questa notte per un infarto fulminante. Don Enzo Chiarini aveva appena festeggiato i 50 anni di missione per la diocesi di Teramo in Burundi, dove era riuscito a realizzare scuole e pozzi che hanno cambiato radicalmente la vita di quelle poverissime popolazioni.
Andiamo avanti con il nostro TG, voltiamo pagina, consegnato ieri sera nella sede di penne del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sezione Abruzzo, il nuovo automezzo idoneo alle operazioni di ricerca e soccorso in montagna. L'acquisto è stato possibile grazie a donazioni di aziende private, enti pubblici e sostenitori. Vediamo il servizio realizzato da Vestina News. Daniele Perilli, oggi a Penne si inaugura questo nuovo mezzo di soccorso del soccorso alpino della sezione di Penne, un mezzo importante anche alla luce dei fatti accaduti del 2017, senza dimenticare quelli di pochi giorni fa di 4 alpinisti morti in montagna. Certamente, questo è un momento importante perché la consegna di questo mezzo dimostra la vicinanza del territorio a noi del soccorso alpino. Questo mezzo purtroppo è legato a una vicenda molto brutta che è la tragedia di Rigopiano. E quindi questo dimostra ulteriormente un gruppo di imprenditori e di privati che hanno dimostrato nei nostri confronti un importante segno di riconoscimento per quello che è stato fatto e per quello che quotidianamente facciamo, anche alla luce dei fatti che sono accaduti lo scorso fine settimana. Il nostro impegno è quello di stare sempre vicino a chi ha bisogno di noi. E ci impegniamo 365 giorni l'anno per fare in modo che in montagna bisognerebbe andarci in sicurezza, e purtroppo stiamo notando che soprattutto in quest'ultimo periodo c'è troppa improvvisazione e in montagna questo assolutamente non va bene. Che tipo di mezzo è questo che è stato donato quest'oggi qui alla sezione di Penne? Questo è un Mitsubishi L200, è una macchina molto importante che ci permette di arrivare in posti anche abbastanza impegnativi. È attrezzata anche con un verricello, è predisposto per fare degli interventi in montagna. Noi siamo sempre pronti, però appunto il nostro augurio è che le situazioni di emergenza siano sempre meno, chiaramente, perché quando noi siamo chiamati vuol dire che c'è un problema, e quindi quando c'è un problema si parla anche di vite umane, e quindi non è una cosa molto bella. Chiaramente per evitare questo bisognerebbe fare tanta informazione. Ed ora cambiamo ancora una volta argomento, andiamo a Montesilvano, l'amministrazione comunale ha presentato Natale con noi 2019, shopping, musica e spettacoli oltre a divertimento per le vie del centro della città, chiaramente a partire dall'8 dicembre e fino alla Epifania. Vediamo il servizio. Sindaco, un mese di grandi eventi a Natale, ci sarà davvero da divertirsi per tutti i gusti. Abbiamo realizzato un cartellone di tutto rispetto, io penso di poter dire il migliore degli ultimi anni, degli ultimi 10 anni, e abbiamo pensato al centro città quale sede principale di questi eventi, come giusto che sia. Abbiamo regalato degli eventi per i più piccoli, gli eventi per la famiglia, abbiamo accontentato anche una fascia giovanile seguendo un percorso iniziato da quest'estate. Ci sono tutti gli ingredienti per che la città possa finalmente avere un Natale degno di questo nome. Non posso non sottolineare quanto ancora una volta l'elemento più importante sia stata la sinergia con i commercianti, con le scuole, con le associazioni che hanno impreziosito il cartellone natalizio che già noi amministrazione avevamo in qualche modo pensato e allestito. Abbiamo qualche evento che veramente rappresenta una chicca per il nostro territorio. Il primo è il Gran Galà di Natale, il 23 dicembre al Paladin Martin, come grandissima e graditissima ospite Simona Molinari, che era venuta proprio quest'estate a ritirare il premio di Martin e ha mantenuto la sua promessa di regalare, di donare un concerto alla nostra Montesilvano. Il secondo grande evento che noi abbiamo intenzione di portare è il concerto di Piero Mazzocchetti, Montesilvanese Doc, quindi è giusto che vengano valorizzati i nostri talenti, sempre al Paladin di Martin il 29 di dicembre. Abbiamo dato molto spazio quest'anno alla giornata della Befana perché abbiamo fatto un connubio con la categoria dei commercianti, per cui porteremo la Befana in centro. Quest'anno tutti gli eventi saranno incentrati proprio sul centro di Montesilvano, quindi la pista di ghiaccio sarà al centro, rivitalizzeremo Via Roma, i cui lavori sono terminati, anche con una bellissima fiera del cioccolato. Per quanto riguarda la Befana ci sarà un ospite speciale, una showgirl, Barbara Chiappini, che distribuirà dei doni a tutti i ragazzi, oltre ovviamente tutto il territorio, quindi chiuso al traffico del centro, per presentare dei momenti canori, dei momenti di svago sia per i cittadini montesilvanesi che per tutti coloro che vorranno partecipare.
Ancora manifestazioni natalizie, da Montesilvano andiamo a Teramo, sarà un susseguirsi di eventi e iniziative il programma di Natale messo a punto dall'amministrazione comunale in collaborazione con provincia e Camera di Commercio. Bocche cucite sui concerti di fine e inizio anno, ma i rumors assicurano che in città arriveranno James Senese il 31 dicembre e Niccolò Fabi per il concertone del 1° di gennaio. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Vivi il Natale meravigliosamente come a casa, è questo lo slogan del cartellone degli eventi natalizi ideato dal Comune di Teramo in sinergia con Provincia e Camera di Commercio. Una grande quantità di incontri e iniziative che incanteranno luoghi della cultura, piazze e giardini cittadini sino al 6 gennaio 2020. Un Natale meraviglioso, comunque un cartellone meravigliosamente programmato. Sì, è stato un lavoro molto lungo degli ultimi 2 mesi, condiviso con gli enti che hanno firmato il protocollo d'intesa, in particolare con il Consorzio dei Commercianti e con l'assessore Core, perché sarà un Natale ricco anche proprio di eventi culturali, di mostre e tanti, tanti appuntamenti anche proprio sotto l'aspetto culturale. L'anno scorso è stato il Natale della valorizzazione dei luoghi, dove abbiamo fatto degli investimenti, ecco, parlo dei Tigli, parlo di Piazza Sant'Anna, di Piazza Sant'Agostino, della stessa Piazza Martiri. Quest'anno abbiamo aggiunto i contenuti ai luoghi. Faccio degli esempi. Il Bosco Incantato avrà 4 eventi con attori professionisti che reciteranno fiabe per bambini, come è avvenuto l'anno scorso solo però nell'inaugurazione. Su Piazza Sant'Anna ci saranno 8 appuntamenti dedicati sempre ai più piccoli, con laboratori e spettacoli. Piazza Sant'Agostino vedrà degli artisti molto importanti teramani esibirsi in concerto, con l'abbinamento chiaramente al cibo che verrà insomma fornito in orario d'aperitivo. Sui concerti di fine anno l'assessore Filipponi non si sbottona, ma è quasi ufficiale che l'anno vecchio a Teramo sarà salutato in Piazza Martiri al ritmo della musica di James Senese, mentre il 1° gennaio si festeggerà con Niccolò Fabi. Appuntamento emozionale l'8 dicembre per l'accensione in contemporanea di tutte le luminarie cittadine. E poi c'è il Capodanno. Iniziamo forte con il Pigro, questa volontà di riportare il Pigro in città dopo l'evento del Buon Compleanno Ivan che ha riempito Piazza Martiri, non potevamo insomma tirarci indietro e quindi inizieremo con il Pigro. Poi ci sarà un grande gruppo della scena nazionale italiana per quanto riguarda il 31, un Capodanno che per noi deve essere sempre molto movimentato, perché chiaramente con il freddo che c'è in quelle date è necessario muoversi, ballare. E poi il primo c'è un grande artista. Ed ora siamo arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio di Serie B. Iniziamo chiaramente dal Pescara, che si prepara al match di sabato contro il Venezia, arbitra Robilotta di Sala Consilina. Pescara che rischia di perdere anche Matteo Ciofani per un problema fisico, in caso di forfè toccherà a Zappa. Ancora out Palmiero e Campagnaro, spera invece di avere una maglia da titolare al posto di Castanos, con Memusciai dirottato in regia, il jolly Luca Crecco, che andiamo ad ascoltare nel servizio. Luca, sei tornato ormai già da qualche settimana a pieno regime, siamo nella parte centrale del campionato, si avvicina il Natale ma si avvicinano partite importanti, ad iniziare da quella di sabato con il Venezia. Sì, sicuramente ci aspettano 5 partite difficili, perché dobbiamo andare in campi comunque importanti e speriamo adesso di sabato di riprenderci i 3 punti che abbiamo perso a Perugia, anche se non sarà facile, però ce la metteremo tutta per vincere. Per te è stato un avvio di stagione travagliato per motivi fisici, sei entrato in squadra poche settimane fa, quali sono le tue condizioni? Sì, diciamo che ho avuto dei problemi all'inizio stagione, adesso sono passati, adesso sto bene da un mesetto che mi sto allenando comunque con continuità, ho trovato anche comunque 2 partite da 90 minuti, quest'ultima magari sono entrato nel secondo tempo, però fisicamente mi sento bene. E vorrei dare un contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il modulo ad albero di Natale, dovrai lottare per conquistare una maglia con Masciangelo.
Sì, io posso fare sia il terzino che la mezzala, il mister lo sa. Dove trova più opportuno inserirmi mi farò trovare pronto. Sicuramente terzino mi piace come ruolo perché è un ruolo che secondo me posso fare molto, però certo devo adattarmi perché non l'ho mai fatto da inizio gara, diciamo, sono sempre partito dalla panchina per fare il terzino. Quindi spero di iniziare magari qualche partita dall'inizio come terzino. Parliamo anche di questa classifica, una classifica mai come quest'anno molto corta, nel giro di 2-3 punti ci sono una decina di squadre, basta vincere una partita per salire su di diverse posizioni, se poi si perde si scivola un po' più sotto. Eh sì, quest'anno diciamo che è un campionato molto equilibrato, quindi stiamo tutte lì, non devi rischiare di perdere più due partite di fila perché magari ti ritrovi sotto con la classifica, quindi diciamo che adesso pensiamo a Venezia perché dobbiamo riprenderci questi tre punti, come ho detto prima, che è importante restare lì dove siamo. Secondo te, parlando del Venezia, cosa c'è da temere della formazione lagunare? Poi se conosci in particolare qualche giocatore con cui hai giocato in passato? Sì, posso dire che la squadra è forte, è una squadra organizzata. Posso dire che possiamo temere Aramu perché lo conosco, che ci ho giocato alle nazionali insieme. È un giocatore tecnico che tra le linee può dar fastidio, però la stiamo preparando bene, sicuramente faremo una gran partita. Andiamo avanti adesso la Serie C con il Teramo che ha ancora tre impegni di campionato e poi avrà a che fare col mercato di riparazione. Ospite della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella, il direttore sportivo del Diavolo Sandro Federico però per il momento preferisce concentrarsi sugli impegni prossimi, il primo dei quali domenica pomeriggio sul campo della Vibonese. Ascoltiamolo. Ovviamente noi stiamo ragionando, ma abbiamo tre partite talmente importanti che qualsiasi altro ragionamento sarà rimandato al 23 di dicembre. Abbiamo Vibonese, Catania e Catanzaro in casa e dopo queste tre partite che ci dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità riprenderemo a parlare di mercato. Tanto di mercato si parla comunque sempre, sì. Sono tutte strategie che facciamo e analizziamo ogni volta, adesso soprattutto da qualche settimana. Abbiamo fatto tutte le operazioni che in qualche modo volevamo fare, anche a costo di aspettare qualche settimana in più, sapendo di prendere anche qualche giocatore in ritardo. E qualcosa ci è sfuggito perché comunque competere con altre società che hanno un budget esagerato. E no, non dimentichiamo che stiamo vivendo forse il campionato più di alto livello degli ultimi 20 anni, in un girone complicatissimo. È vero che negli ultimi anni abbiamo avuto sempre gironi equilibrati, ma questo qui, a detta di tutti, è veramente il campionato più tosto e difficile in assoluto dei tre gironi. Piacentini rimarrà qui fino a giugno. È un ragazzo di valore, un grande professionista e il nostro obiettivo è provare a valorizzarlo e a giugno eventualmente creare qualche plusvalenza che era un altro degli obiettivi della proprietà. Santoro ha giocato comunque tanto, Piacentini si è ritagliato il suo spazio, Viero ha dimostrato di poter essere un titolare, è normale che poi bisogna trovare un equilibrio anche tattico. Potrebbero essere sulla lista dei partenti Martignago, Ciancellasi. In questo momento non possiamo fare nessun tipo di considerazione. Sono tre partite talmente difficili che superando questi tre ostacoli nella maniera giusta le analisi potrebbero essere completamente diverse. Altra considerazione che ci arriva da casa, nel caso decidesse di intervenire in attacco, l'attaccante sarà di categoria superiore o di categoria inferiore? O anche della stessa, aggiungo io, perché poi anche prenderle dalla Serie C. Ripeto, forte, bisogna prenderlo forte. L'anno scorso siamo andati a prendere Infantino, un ragazzo che Saveriano ho avuto io a Carrara e ci ha portato i gol che speravamo. Ogni tanto le cose ci riescono, qualche altre volte no, quindi l'obiettivo è sempre prendere un attaccante che possa risolvere le situazioni in tutte le squadre. Oggi sentivo addirittura il Bari
che probabilmente andrà sul mercato a prendere due o tre attaccanti, pur avendo già Antenucci e Simeri. Antenucci, e Simeri, Ferrari, Meglia e Floriano. Ci chiedo, ma perché uno tra Caidi e Speranza proprio non poteva rimanere? Parliamo di due ragazzi straordinari che hanno fatto la storia del Teramo e che sono stati a Teramo, se non sbaglio, 8 e 7 anni. 8 e 7 anni, sì. Credo che non esista in Italia una storia così lunga di militanza in una società, quindi è un cambio radicale, un cercare di ringiovanire un po' l'organico. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete come sempre trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di giornata.